terminata 5-1 per il Pescara, l'amichevole giocata questo pomeriggio in terra marsicana. La gara del Dei Marsi ha rappresentato l'occasione per i due allenatori di trarre qualche utile indicazione in vista delle partite di domenica prossima, che vedranno i biancazzurri ospitare all'Adriatico il Milan e i marsicani giocare sempre davanti al pubblico amico con l'Aquila per il sentitissimo derby del Girone G, che metterà in palio più dei 3 punti. In un pomeriggio primaverile, Avezzano e Pescara hanno dato vita ad una gara piacevole. Zeman manda in campo diverse seconde linee come Kubas e Muric, ma anche Campagnaro e Bebek, destinati invece come titolari quasi certamente a scendere in campo contro il diavolo rossonero. Anche Tortora fa molto turnover. Al primo affondo all'8° Pescara già in gol con Bebek, che su cross perfetto di Crescenzi deve solo appoggiare il pallone in rete. Al 14° si vede il gioiellino biancazzurro Mamadou Coulibaly con una bella conclusione che però non inquadra lo specchio della porta. I biancazzurri per l'occasione in maglia gialla provano soprattutto intesa e schemi. Al 20° si rivede poi uno degli osservati speciali del pomeriggio, proprio Bebek, che dopo una bella giocata da 18 metri alza sopra la traversa. Al 31° però, sugli sviluppi di una punizione, arriva il pareggio bianco-verde grazie a Fabriani, che dopo una respinta miracolosa di Aldegani mette in rete da 2 passi. Il Pescara in avanti vede un Bebek attivo fra il 36° e 37° con una prima parata miracolosa di Di Girolamo e poi un colpo di testa che termina alto. Nella ripresa Zeman manda in campo Mitriza, Muntari, Castanos, Bovo, Milicevic e Fiorillo, con Coulibaly che all'8° va a realizzare il gol del 2-1. Dall'altra parte, al 10° bravo Fiorillo a respingere una conclusione del neo entrato Murzilli. Dopo la rete del gioiellino biancazzurro, da segnalare il 3° gol realizzato ancora da Bebek. Tra una sostituzione e l'altra si arriva poi alla 4ª rete di Castanos prima del 5° gol realizzato da Mitriza.